Eccoci qui, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Cecilia e Vivek, Buonasera a tutti. benvenuti. Grazie. Buonasera Patrizia, buonasera a tutte e tutti, con moltissima gioia. Bentrovate tutte, bentrovati tutti. Siamo in contemporanea anche sulla web radio, per chi non riuscisse magari col video a rifarcela con la sua connessione, può andare sulla web radio Visione Alchemica, basta che lo metto su Google e ci arriva perché il link si è generato in cui magari lo metto in chat il link, così lo potete accedere se avete difficoltà a sentire. Oh, vedo che siamo già in tantissimi, 56 in questo momento. Salute. Laura Bersellini in pole position ha battuto Milva Fantoni. Ciao Laura, non ti conosciamo personalmente, ma abbiamo tanta tanta stima, ammirazione di te, anima benedetta, meravigliosa, un fiore proprio, un fiore di luce, Proprio così. Qui profumato. salutiamo Laura, Milva, Mott Studio, Sabrina, Zen Colonna, Ciao Barbara. cara Milva. Aspetta che adesso è saltato perché si aggiungono le persone. Bianca Maria, Simeoni, Ciao Federico, cara Bianca Maria. Nicoletta. Abbiamo anche un pianeta, Plutone 17, che ci segue da YouTube. Gabri, Alessandra, Sabrina, Claudia, Martina, grazie, grazie, che bello, quanti siamo a celebrare il Vesak, che meraviglia. Stasera È faremo veramente. così, deve essere così. Sì, Ceci, Deve stasera essere così. avete visto che c'è anche Vivek, adesso ve lo ingrandisco così lo vedete bene. C'è anche Vivek, che è ritornato in Italia dopo il Grazie. suo viaggio in India. Benvenuto, Vivek, che bello rivederti. Grazie, Sono proprio contenta. Bene, io direi che mi taccio, rimango qua nel mio angolino, vi ascolto e partecipo a tutte cara le Patrizia. meravigliose cose che ci ispirerete stasera. Che bello, che bello. Come sono contenta, come sono contenta. Cara Patrizia, grazie come sempre di rendere questi programmi possibili perché sono programmi che vogliono essere da parte di tutti noi incontri di vera trasformazione e specialmente per un'occasione così sacra come quella del Vesak, che quest'anno in più coincide per una sincronicità divina con una congiuntura astronomica e astrologica molto speciale, che è quella dell'eclissi totale lunare in Scorpione. Allora, andando con ordine, vogliamo comprendere perché siamo tutti qui insieme e siamo qua insieme originariamente, infatti, per celebrare il Vesak. Che cos'è Vesak? Che poi Vivek in Hindi e sanscrito sono altre pronunce, ma poi in Pali anche altre. Noi rimaniamo alla definizione occidentale Vesak, che in realtà rappresenta il secondo mese del calendario indiano e coincide con il mese di maggio. Ma più di tutto il giorno con Vesak si intende la notte del plenilunio in toro in cui il Buddha nel V secolo, 483-480 a.C., raggiunse, in realtà ebbe sia la sua nascita, sia il suo risveglio, sia la sua liberazione, ovvero il moksha, il mahasamadhi, il lasciare definitivamente tutte le Nirvana. incarnazioni in nirvana per affacciarsi allo stato della unione perfetta con la coscienza cosmica, il nirvana appunto. Cosa succede però? Essendo essere di sublime compassione, avendo sviluppato in perfetta realizzazione dell'amore l'amore, ebbene, arrivato alla soglia del nirvana, questo stato, ripetiamo, di unione perfetta con la coscienza cosmica, rirealizzazione, riidentificazione perfetta con la coscienza cosmica, che è pura beatitudine, sempre esistente, sempre nuova, non solo liberazione definitiva dalla sofferenza, ma anche rirealizzazione piena dell'infinita coscienza e beatitudine, si volge indietro e vede tutta la sofferenza dell'umanità. Vede l'umanità sofferente, vede gli animali sofferenti, vede le piante che si sacrificano per dare cibo e vede tutta la realtà, una delle quattro nobili verità, infatti, del buddismo, vede la realtà della sofferenza ben viva e dice: non varcherò quella soglia fino a che tutti gli esseri senzienti l'abbiano varcata prima di me. Quindi la perfezione della compassione. Soprattutto è dedicata anche per, diciamo, per concretizzare il Dharma, perché Buddha è sempre, tutti i suoi insegnamenti erano sul Dharma,
è anche una cosa incredibile che oggi stiamo facendo questo programma. Io, appena tornato dalla terra dove è nato È Buddha. vero, è meraviglioso. Sì. Meraviglioso. Sai, Patrizia, forse ne avevamo parlato altre volte, che quando il Dalai Lama ebbe la grande ospitalità dell'India, terra che non conosce guerra, ebbene venne ospitato dall'India per avere una nuova residenza, Dharamsala, la sua Dove sono mamma. stato io 3 volte in questi 5 mesi? Sono stato 3 volte lì a Vuoi Dharamsala. raccontare della tua mamma? Sì. È la mia mamma che ha studiato perché suo padre lavorava per una banca, era una manager della banca lì. Mia madre aveva studiato, fatto tutta la sua scuola e anche parte dell'università in Dharamsala. E lei era una di poche ragazze che con una bouquet di fiori dovevano fare benvenuto a Dalai Lama. Lei era parte del quel gruppo che ha dato bouquet a Dalai Lama quando lui, prima volta, è entrato in Dharamsala. Che dolcezza, E no? mia mamma ancora ricorda con dolcezza come lei ha detto che era un ragazzo e anche lei era bambina. E era una cosa molto, molto bella. Ricordi rimangono per sempre proprio, mamma mia, che eventi meravigliosi. E quindi con il Vesak si vuole commemorare quel momento specifico dove il Buddha giurò che sarebbe in quella vera notte di plenilunio, in plenilunio in Toro, in cui lui stava per varcare la soglia della riidentificazione con la beatitudine cosmica, ebbene lui sarebbe sempre stato presente con il suo corpo di luce ad aiutare tutti gli aspiranti spirituali della Terra e ad aiutare il processo evolutivo di tutte le forme esistenti sulla Terra. Che meraviglia! Quindi, che cosa succede nel giorno del Vesak? Che è a disposizione una presenza di luce cosciente, intelligente e volonterosa di cooperare con noi per fare passaggi evolutivi accelerati, per intensificare l'accelerazione del nostro percorso evolutivo. A questo, Patrizia, si aggiungono due aspetti. Uno, nel 1919, Elis Bailey, che era un'alta esponente della teosofia, ovvero queste prime grandi forme di riconnessione col Sanatan Dharma, ovvero con la verità, come appare orizzontalmente in tutte le religioni, da che mondo è mondo, conosciuto e non conosciuto, ricordato e non ricordato. Ebbene, Elis Bailey ebbe dal 1919 comunicazioni in astrale molto magnifiche da parte di un essere elevato, un maestro realizzato, che venne poi chiamato con diversi nomi, il tibetano o Grazie. Kul, il maestro Zhen Kul. Ebbene, lui, questa coscienza di luce realizzata, incominciò a comunicare con lei e fra quanto per redigere testi che avrebbero dovuto, che erano finalizzati ad aiutare l'umanità all'accelerazione del percorso evolutivo, come lui predisse insieme a tanti altri maestri, tra cui il nostro Paramahansa Yogananda, che è qui a fianco del Buddha, ebbene che come coscienze avremmo vissuto fra il Novecento e il 2000, eccoci tutti qua. Ebbene, incominciò a comunicarle la opportunità e l'invito a diffondere la conoscenza del Vesak, dell'importanza di celebrare quante più anime unite possibili sulla terra, ovunque, a qualunque religione appartengano o no. Ebbene, la luce divina e riunirsi in questo intento di connettersi, sintonizzarsi con la coscienza divina, perché egli disse, e lei canalizzò in questo specifico giorno in cui il Buddha risplende nella sua intenzione di aiuto per farci evolvere più acceleratamente. Ebbene, i maestri grandi, Buddha e il Cristo, per cui dell'Oriente e dell'Occidente, e tanti altri maestri realizzati sono insieme particolarmente per aiutarci in questa accelerazione evolutiva. Ed ecco che dunque canalizza Elis Bailey da parte del maestro tibetano, del Zhen Kul, ebbene
canalizza quella che faremo insieme, che è una magnificenza di invocazione, evocazione, preghiera, e la faremo insieme. Ebbene, un'evocazione veramente al cuore di Dio, perché il tuo pulso in sintonia col cuore di Dio, che è la fonte dell'amore, e la luce di Dio, perché la tua mente si sintonizzi con essa ed esprima quella lucentezza di saggezza, di forza, di chiarezza. Adesso arriviamo al terzo punto, che ci riguarda oggi nel 2022. In coincidenza col plenilunio del toro, oggi 6 e 11 del mattino, cosa succede dalle 3 e 32 fino alle 8 e 50 di stamane? Succede un fatto molto raro, ovvero una eclissi lunare totale in Scorpione. Che cosa vuol dire? Allora, innanzitutto, luna piena di che cosa? La luna piena in toro, che cosa vuol dire? La luna piena di sole, piena della luce del sole, per cui grandissima potenza. Da utilizzare però nella maniera elevata, se no può destabilizzarti e può essere incrementata nel suo potere destabilizzante da questa eclissi solare, eclissi lunare piena in Scorpione. Che cos'è un'eclissi totale lunare in Scorpione? È un momento in cui vi è un'energia che intercorre nell'etere e che ci incontra, che è volta. Ha il potere di scorpionicamente andare nell'interiorità tue più nascoste, mie, nostre più nascoste, per fare emergere il pulsante anelito più profondo del tuo essere verso la liberazione, ma il che vuol dire anche fare emergere quanto di più oscuro in noi c'è per finalmente essere rilasciato, lasciato andare. Allora noi comprendiamo che già una luna piena è molto forte. Una luna piena che coincide con un'eclissi lunare totale in Scorpione vuol dire che è come 1.000 lune piene, e 1.000 è un eufemismo. Allora, che cosa può comportare una profonda destabilizzazione mentale ed emotiva? Potresti sentirti profondamente confusa, confuso, disorientata, squilibrata, ansiosa, agitata, tormentata, inquieta, turbata. Allora, come si fa? Ecco che vai al Vesak, ovvero intenzionalmente tu prendi atto che è arrivato un momento magnifico, sacro, in cui tu sei chiamata e puoi rilasciare vecchi blocchi, aprire porte che sono rimaste chiuse. A te notoriamente o no, con chiavistelli che sono talmente vecchi che sono arrugginiti e incastrati, ma sai che c'è un'energia potente volta facilmente ad aprirli e tu vuoi cooperare con essa, in virtù della luce che risplende per aiutarti nel giorno del Vesak. Io penso di essere stata molto chiara e dunque ecco che è un giorno di supremo buon auspicio. Se sai come cooperare con la sua elevante elevatura, altrimenti puoi venirne profondamente destabilizzato, schiacciato, atterrito. Allora, come si fa? Uno dei primi grandi insegnamenti dei maestri è quello del calmare il cuore. Tu non potrai avere chiara visione di che cosa rilasciare, o forse lo sai, evviva, evviva. Ma se stai vivendo un momento di confusione in cui moltissima parte dell'umanità si trova, allora è fondamentale calmare il cuore. Quando tu calmi il cuore, il campo elettromagnetico del cuore, che ha il più grande potere sia nella sua componente elettrica che magnetica, di influenzare sia il tuo cervello neuronale sia quello enterico, ovvero dell'addome, ebbene. Quando tu calmi il cuore, si acquietano le acque della tua mente che è in grado di riflettere quella luna che, essendo piena, è colma di luce del sole, cioè di luce di Dio. Allora, divina, che è il tuo più alto sé, è il tuo Buddha, è per quello che si è intitolato questo incontro, il risveglio della coscienza del Buddha in te, cioè in ognuno di noi, è a questo che il Vesak è volto. Ebbene, allora andremo innanzitutto a calmare il nostro cuore e lo faremo con due metodi magnifici, uno antichissimo, che è il Chandra Veda Pranayama, ovvero proprio la respirazione lunare. Chandra è la luna e Veda vuol dire penetrare, perforare, ovvero andremo nelle profondità della nostra mente a calmarla proprio per permetterle di riflettere la luce
che la luna riflette dal sole, acque calme che porteranno chiarezza, così che tu, se già non lo hai chiaro, hai più chiarezza su cosa rilasciare. E due, faremo un'altra combinazione, e sempre con un mudra, ovvero con una attivazione energetica grazie a una specifica posizione delle tue mani, la vedremo insieme, e poi faremo un altro lavoro di respirazione bellissimo, sempre per calmare il tuo cuore, indi la tua mente e tutto il tuo campo energetico, ancora una volta tramite respirazione e mudra, ma toccando direttamente il cuore, e poi, dopo che ci saremo calmate, ci sarà più chiarezza, faremo un fondamentale atto sacro, che è una cerimonia del fuoco, proprio da Vesak, vero? Ebbene, sappiate che sempre dalle comunicazioni del maestro tibetano Adelis Bailey venne fatto sapere che in questa notte si sarebbero ogni anno incontrati esseri elevati, maestri in una vallata ai piedi del Monte Kailash in Himalaya, per proprio far rifulgere luce potente che avrebbe raggiunto tutta la terra e tutti gli esseri che volontariamente veramente hanno detto basta a tutta questa sofferenza e vogliono fiorire. Ecco perché abbiamo questo Buddha con la testa da cui proprio fioriscono, è tutto simbolico, e anche questa candela, sempre candele magnifiche, di candela amica dedicate, fatte con mantra, dedicate agli arcangeli, tutto simbolico quello che vedete qui. Ebbene, allora andremo a fare una cerimonia del fuoco, ma di due tipi. Ne faremo una interiore per andare a portare la luce dal nostro terzo occhio, secondo un lavoro magnifico di Paramahansa Yogananda che si chiama Metodo di guarigione supercosciente. Andremo a proiettare la luce del nostro terzo occhio, che è il Buddha in noi, in tutto il nostro cervello, per andare proprio a bruciare quelle forme pensiero, strutture mentali, abitudini, tendenze, memorie, note e non note, in cui, tradotte in sinapsi, cioè in connessioni neuronali nel cervello limbico, non voglio farla troppo complicata, ma porteremo tanta luce là che andrà letteralmente a bruciare quelle antichità karmiche là dentro, e poi la faremo fluire in tutto il nostro corpo, in tutta la spina dorsale, nel cuore. Magnifica. E quello sarà il nostro yagya interiore. E poi andremo a fare una vera cerimonia, un vero yagya, esterno, e lo farà Vivek, che è bramino, quindi è proprio perfetto. Oddio, lo può fare. Insomma, chiunque che abbia naturalmente questa intenzione pura di bruciare vecchio karma, no? Che è ora di rilasciare, perché c'è un'energia oggi che è atta a permetterci questo rilascio, anziché lasciarci nel turbinio del magnetismo sempre attivo di vecchie concrezioni karmiche in noi. Va bene? Bene. Dopo la cerimonia del fuoco esterna, quella fisica, abbiamo tutto pronto, il braciere, eccetera. Ebbene, lì faremo la invocazione del Vesak. Magnifica, questa preghiera magnificissima, che non Ma anticipiamo ora perché è bello scoprirla insieme. infatti, certo. E Ma poi, l'acqua prende energia. allora, c'è una bellissima tradizione che, infatti, adesso avrei detto tra tante cose, non sto andando, cercando di andare quanto più in ordine possibile. Ognuno di voi è invitato, avremo noi il braciere, ma ognuno in voi è invitato ad avere con sé, se volete, l'andate a prendere una ciotola o di qualunque materiale che Anche vogliate, con bicchiere. dell'acqua, anche un bicchiere con dell'acqua. Perché? Viene detto che tutta, come è normale, come sappiamo tutti, anche dai semplici e magnifici esperimenti del dottor Emoto, ebbene, tutta questa energia va a confluire nell'acqua, che rimane come una tua acqua sacra, un po', se vogliamo, mutatis mutandis, come l'acqua di San Giovanni del 24 giugno. Insomma, ci capiamo, no? L'acqua è un veicolo straordinario che convoglia in sé le energie dell'ambiente in cui viene esposta. Quindi, se vuoi, prepara. Ognuno può preparare acqua, che C'è il dici? nostro caro amico Daniele in chat. Ciao Daniele, faccin. Ah, Daniele! Ciao E Daniele. infatti adesso arrivo all'ultima parte, c'è il nostro monocorda pronto, è che non possiamo far vedere tutto. Se incominciamo a far vedere tutto, tuttavia, eccolo, monocorda pronto, perché poi ci sarà la sessione di guarigione per tutti i presenti. Vivek suonerà il monocorda, come sapete ormai tutti a memoria perché ne parliamo di continuo. Ebbene, fatto a mano, creato, ideato con grandissimo
grande amore e umiltà e spirito di luce dal maestro liutaio e carissimo amico Daniele Faccina, a cui si deve la diffusione della conoscenza del monocorde e il suo potere armonizzante, che infatti completerà, Patrizia, questa nostra serata dedicata al Vesak. Va bene? Allora, se siamo tutte e tutti pronti, avete anche preparato probabilmente la vostra acqua, e vorrei dire una cosa per tutti coloro che poi rivedranno in videoregistrazione sui nostri canali YouTube, il tuo, il nostro, o Facebook, che si riattiva tutto quando viene rivisto il video. Esatto. Sì. Per cui anche tu che magari guarderai fra un anno, prepara quella ciotolina d'acqua per dirti e segui tutto come se fosse quella notte del Vesak. Va bene, quel giorno del Vesak, perché in realtà era alle 6:11 il plenilunio, ma ricordiamoci una cosa, che tutti i pleniluni e tutte le eclissi solari hanno un potente influsso in tutto il tempo che le precede, giorni e fino a un mese dopo, comprendiamo? Certo. Va bene, allora incominciamo certamente innanzitutto a calmare, come detto, il nostro cuore. Allora, portiamo per favore la mano destra in questa posizione, in questo mudra, Vishnu mudra. Se non ci riesci ti do un'opzione, ma incomincia per favore così se puoi. Hai la tua mano destra, hai il tuo pollice che rimane libero e poi hai l'indice e il medio che cercano di andare verso la parte morbida del tuo palmo e gli altri due sono così. Non è un fakirismo, fai solo quello che puoi. Se per te è veramente troppo difficile, lasciale pure libere e ora ti mostrerò cosa andremo a fare. Tu le appoggerai qua se non riesci a tenerle qua, ma guarda cosa faremo per 12 volte e per un conto regolare che ti indicherò. Iniziamo Chandra Veda Pranayama, ovvero il respiro lunare perfetto per un incontro. Abbiamo ripetuto, plenilunio in toro, nascita, risveglio, liberazione del Buddha, giuramento del Buddha che sarebbe rimasto lì ad aspettarci tutti ed oggi ogni anno sarebbe ritornato per aiutarci. E al contempo eclissi lunare totale in Scorpione, quindi perfetto lavoro. Allora tu andrai a chiudere la tua narice destra e inspirerai di solo naso, solo con la narice sinistra, per un conto che io farò per te, fino a 6, è una media bassissima, ma insomma fino a 6. Poi chiuderemo tutto in questo modo e conterò fino a 6, sarai in apnea inspiratoria. Espirerai dalla narice destra liberandola dal pollice, poi richiuderai la destra e inspirerai ancora da sinistra, chiuderai, faremo 12 volte, non ti spaventare, ma il mio Swami diceva se non arrivi a 12 non fai niente, poi farai 24 e più nella tua vita quando magari ti sei allenata, se per te ho allenato, se per te questo è troppo difficile con queste dita strane, vai là, le appoggi al terzo occhio che è una meraviglia, no? Ecco. Va bene? E incominceremo dunque a calmare il nostro cuore e dunque la nostra mente, affinché possa riflettere la luce della coscienza divina, coscienza buddhica, risvegliare la coscienza buddhica e dunque darci sempre più chiarezza cosa rilascio. E tuttavia, anche se non ti viene chiarezza, ti predisponi ad un rilascio veramente voluto di vecchiezze che bloccano, che oscurano il risplendere della natura buddhica in te. Allora, chiudi questa narice destra e incominci. Inspira a sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espira a destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi destra, inspira a sinistra. 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi tutto. 2, 3, 4, 5, 6. Espira a destra, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira a sinistra, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi tutto, 2, 3, 4, 5, 6. Espira a destra, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira a sinistra, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi tutto, 2, 3, 4, 5, 6. Espira a destra 2, 3, 4, 5, 6. Inspira a sinistra 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi tutto 2, 3, 4, 5,
Espira destra, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira sinistra, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi tutto, 2, 3, 4, 5, 6. Espira destra, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira sinistra, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi tutto, 2, 3, 4, 5, 6. Espira destra, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira sinistra, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi tutto, 2, 3, 4, 5, 6. Espira destra, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira sinistra, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi tutto, 2, 3, 4, 5, 6. Espira destra, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira sinistra, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi tutto, 2, 4, 5, 6. Espira destra, 2, 3, 4, 5, 6. Ultimi due. Inspira sinistra, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi tutto, 2, 3, 4, 5, 6. Espira destra, 2, 3, 4, 5, 6. Ultimo. Inspira sinistra, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi tutto, 2, 3, 4, 5, 6. Espira destra, 2, 3, 4, 5, 6. Riposa pure le tue braccia per qualche momento, a palmi in su, fra cosce e addome, spina dorsale diritta, occhi che guardano con gentilezza al punto fra le due sopracciglia. Lascia pure che il tuo respiro fluisca naturalmente con il ritmo che gli verrà spontaneo seguire. Non forzarlo, non controllarlo, ma percepisciti. Forse noterai già che sei più calma. Addirittura noterai forse che riesci a fare dei respiri più profondi. E Vero. noterai forse che le tue narici sono come più espanse, più ampie. Entra un respiro più fresco, quasi tu fossi veramente in quella vallata dell'Himalaya, ai piedi del monte sacro Kailash. Senti come i tuoi occhi si sono appoggiati più quietamente nella loro orbita. Pianeti interiori che si calmano, comprendi? Pianeti interiori che si calmano. Che si sintonizzano con un'armonia celeste sempre a disposizione. Che in giorni sacri come questo, particolarmente ci invita a cooperare con la sua frequenza elevata, calma, luminosa, liberatrice. Ora, per favore, prendi la tua mano sinistra e appoggiala letteralmente sul tuo cuore e avrai le tue dita che sono volte verso destra. Adesso qua si vede tutto all'opposto, ma mi segui, vero? Hai la tua mano sinistra sul tuo cuore, il pollice sinistro è volto verso l'alto e le tue altre dita sono volte verso destra. E poi hai la tua mano destra, che è in questo mudra, hai il palmo davanti, vedi che lo sto affacciando verso di te, e hai il pollice e l'indice che sono uniti. Come vedi, ho il mio gomito rilassato laggiù, vedi che è perpendicolare al suolo, quindi non l'hai storto, ma l'hai così, non l'hai parallelo, non l'hai obliquo, l'hai perpendicolare al suolo e sei così. Andiamo a calmare il cuore. Per 3 minuti, solo naso, gli occhi puntati al punto fra le due sopracciglia, ovvero il centro della coscienza buddica in te, il centro del risveglio, l'occhio spirituale, dove Yogananda dice l'infinita presenza di Dio vive in te, il centro cristico. Abbiamo detto, i grandi maestri dell'Oriente Occidente cooperano insieme nel giorno del Vesak,
e sempre in realtà, dice Yogananda nell'autobiografia, per risvegliarci e favorire la fioritura della pace dentro e fuori. Allora sei così e per 3 minuti faremo respiri lunghi, lenti, profondi, solo di naso. Conterò io i minuti, non ti preoccupare, incominciamo in questo momento. In questo momento. Hai i tuoi occhi, spina dritta, morbida. Stai andando ad attivare l'energia meravigliosa dentro il tuo cuore, sintonizzarla con il cuore cosmico dell'amore infinito, divino. Vedi, è proprio un movimento magnifico dal cuore verso l'alto, in una forma di attivazione profonda e sintonizzazione potente, che ti dona pace, chiarezza, lucentezza. Andiamo. Respiri lunghi, lenti, profondi, pausando come vuoi, come ti viene fra inspiro e espiro e fra espiro e inspiro, ed espirazioni complete, ma tutto di naso. I tuoi occhi sono volti verso il centro buddico in te, con gentilezza e morbidezza, là fra le due sopracciglia. Concediti questo tempo di lentezza, di calma, di silenzio, in contatto con il tuo cuore più profondo, divino. Senti il dono che stai offrendo a te stessa, a te stesso, di rifulgere come tempio della calma, tempio di luce. Adesso fai un inspiro profondo e trattieni fino a un conto di 10 il tuo inspiro, né inspiratorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espira completamente dal naso. E ancora un inspiro profondo, lungo, lento di naso.
Trattieni fino a un conto di 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espira completamente, sempre di naso, completamente. Ed inspira ancora una volta, un inspiro di naso lungo, lento, profondo, mantenendo i mudra. Trattieni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilascia completamente anche le tue mani. Portale a palme in su, fra coscia e addome, percepisciti, sentiti, ascoltati, osservati. Percepisci il tuo petto, la tua fronte. Hai fatto un lavoro di profonda riarmonizzazione. Hai sciolto tensione. Hai purificato tanto in te. Ti sei calmata, calmato. Ti sei donato tranquillità. Hai permesso alla fonte perenne, alla sorgente continua di tranquillità al centro del tuo cuore, di te stessa, te stesso, di spillare, di bubbling, di poter scorrere a tutti i livelli della tua struttura cellulare, fisica, mentale, emotiva, spirituale. Sentiti, percepisciti. Ed ora andiamo insieme in questo stato di presenza, in questo stato di quiete. Andiamo insieme ad esplorare e praticare una gemma divina di alta, alta potenza elevatura, donata da Paramahansa Yogananda, che lui stesso chiama tecnica di guarigione supercosciente, che è una forma di cerimonia del fuoco che tu fai in te per essere in perfetta sintonia con il potere liberatorio di oscurità antiche presenti in noi, che un giorno di eclissi totale in Scorpione e Vesak, per cui plenilunio in Toro, è lì ad aiutarti a svolgere per una accelerazione del tuo processo evolutivo verso due cose: la liberazione dalla sofferenza e la piena realizzazione di chi siamo, vero beatitudine infinita, sempre esistente, sempre nuova. Allora, eccoti, sei a spina dorsale diritta, morbida ma diritta. È molto sacro questo momento. Yogananda dice: vai così a rimuovere forme, pensiero e abitudini negative, distruttive, limitanti, all'origine del disturbo fisico, mentale, emotivo, spirituale che forse stai vivendo, anche se non riesci a definirlo, ad articolarlo. Ebbene, ora, dopo seguo le sue parole, spina dritta, occhi che guardano al punto fra le sopracciglia, raccogli tutta la tua energia e concentrala lì, all'occhio spirituale. Con morbidezza, tuttavia, vai lì, nessun mal di testa né nausea, ma vai lì al punto fra le due sopracciglia. Ed ora trasforma l'energia che hai portato qui in un raggio laser di luce sfolgorante e fai risplendere quella luce. Innanzitutto nel tuo cervello, volontariamente fai questo, volendo bruciare all'istante, vedendola bruciare quella luce sfolgorante che questo raggio laser dal tuo occhio spirituale porta al tuo cervello, ebbene, vedila bruciare all'istante tutti i pensieri negativi e le abitudini mentali negative. Ed aggiungici memorie penose, vecchie forme pensiero limitanti, sabotanti, autodistruttive, paure,
oscurità antiche o nuove, tue ereditate, a te note non note, blocchi, ruggini, polveri, secchezze, vecchiezze che fanno male, incluse antiche ferite che hanno purtroppo, purtroppo, un cosciente potere magnetico di trattenerci nel vecchio che non serve più, e lo fanno apposta. Il Vesak prevede l'unione di anime volte alla luce proprio per sciogliere il potere dell'oscurità che che viene emanato anche da vecchie ferite, comprendi? La sottigliezza del tutto è il lavoro meraviglioso che si può fare. Vedi quella luce folgorante che va là, in quelle presenze nel tuo cervello e le scioglie per il potere della luce. Yogananda dice, porta una luce in una caverna che è là, nell'oscurità anche da migliaia d'anni. Sarà tutta luce, non è che ci discuti, porta luce. Fai questo? Sei supportata, supportato da tante, tante coscienze di luce che in un giorno di Vesak sono lì apposta ad aiutarti, a supportarti in un processo potente e speciale di rilascio antico. Ed un'eclisse in Scorpione ancora più sta cooperando a questo processo sacro, magnifico, che tu hai chiamato, che ognuno di noi ha chiamato. Vedi poi il tuo cervello pieno di luce. Pieno di luce, pieno di luce, pieno di luce che va a sostituire quelle vecchie forme mentali che volontariamente tu rilasci a quella luce e vedi bruciarle da parte di quella luce. Ebbene, quella luce le sostituisce con nuove forme mentali, elevate, nuove strutture, nuove forme pensiero, luminose, leggere, leggiadre, sagge, calme, creatrici, creative, coraggiose, entusiaste, gioiose, umilmente volte a cooperare col potere da cui provengono, che è un potere di gioia, di amore, libero, un potere libero. Ora vedi. Quella luce sfolgorante, vedi, falla risplendere mentalmente in tutto il tuo corpo. Ovvero, amica, amica caro, dal tuo cervello vedila proprio, anche se non vedi nulla, immaginala, visualizzala, che percorre tutto, tutta la tua fisicità e tutto, tutto di te fino ad arrivare a quei luoghi del tuo corpo che forse hanno bisogno di guarigione, o forse è il tuo cuore che ha bisogno di guarigione, forse riconosci che è un terreno rimasto a secco da troppo tempo con crepe, o forse è un palazzo che non vede luce da troppo tempo. Permetti e vuoi e invoca quel potere da cui quella luce viene e di vai, vai ad aprire porte di quel mio cuore, vai a portare luce, fai luce, cleanse, pulisci, libera, purifica, svecchia, rinnova, ringiovanisci. Vai, apri cancelli, apri lucchetti, diglielo. Vecchie ferite, vecchi lutti. Purtroppo, per quanto nobile ci sembri rimanere attaccati a quei lutti, diventano forme coscienti, trattenenti dall'evoluzione verso la gioia. Comprendi? E bloccano te e anche l'anima che ha lasciato il corpo per cui tu sei così in lutto. O forse cuori rancorosi, rabbiosi, cuori che hanno perso vitalità, cuori che hanno perso gioia, cuori che non sanno più il profumo della lietezza, della quiete, porta quella luce là. Quella luce non aspetta altro che andare là, ha bisogno della cooperazione. Vai, vai, diglielo, parla. Le opere dei maestri sono piene di questi dialoghi potenti con la luce, con l'amore divino potente. Vai, 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 apri quel che non riesco ad aprire, vai, fluisci, nourish, nourish,
nutri, abbevera, togli la sete, disseta, irrora, irriga, semina te stessa su questi terreni che tu irrighi, fiorisci, pulsa e vedi poi che dal tuo cuore questa luce fluisce attraverso tutte le tue vene, le tue arterie, tutto il sistema linfatico, tutti i tuoi, e il maestro Dio Grande è così preciso che ti commuove, tutte le tue ossa, i tuoi muscoli, le tue fibre, i tuoi tessuti, i tuoi nervi, i tuoi organi fisici e sottili, fisici e mentali, fisici ed emotivi, fisici e spirituali, apriti alla luce, falla scorrere, diglielo, scorri, 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 vai, vai, luce folgorante, che è un raggio laser, come raggio laser, perché? Perché ha il potere di bruciare, letteralmente lo sappiamo, i raggi laser hanno il potere di tagliare cose inimmaginabili, i vetri, ebbene, ebbene, vai là, falla lavorare quella luce e falla risplendere in qualunque, dice Yogananda, parte specifica che abbia bisogno di guarigione. Incenerisci, aggiunge, tutte le cellule malate e sostituiscile con cellule sane. Ecco cosa fai in un giorno di Vesak, in un'eclissi totale in Scorpione, ecco cosa fai. Ecco come sacralmente aiuti te stessa e te stesso a entrare in quello che un giorno così come questo è un portale, senti bene, è un portale di trasformazione, di risveglio animico. Bisogna comprendere che energie viviamo oggi. È un portale di trasformazione, di risveglio animico, se operi con la luce. Senti che meraviglia. E vediti pieno di luce, piena di luce. Vediti, vediti, sentiti, percepisciti, vogliti, vogliti piena di luce. Sì, sì. Proprio tu, tu che dici, ma io, tu. Ed ora, per favore, ripeti insieme a me, in questa che è il completamento di una cerimonia in yagya interiore, prima che passiamo a quello materico col fuoco visibile, ebbene ora ripeti per favore insieme a me, questa è una magnificenza dalle affermazioni scientifiche di guarigione di Yogananda, ebbene ripeti con tutta l'intensità del tuo essere, se non è il caso che tu lo ripeta a voce alta, pazienza, ma come se tu parlassi con tutta la tua anima, tutta la tua forza, tutto il tuo volere, tutta la tua mente, come dice Gesù, ebbene ripeti, io sono immerso nella luce eterna, poi io sono immersa nella luce eterna e sa permea ogni particella del mio essere, io vivo in quella luce, lo spirito divino mi colma dentro e fuori. E adesso l'andiamo a ripetere in una variante che lui porta nelle sue metafisiche, meditazioni metafisiche. Io sono immersa nella tua luce eterna e ti rivolgi proprio all'infinita coscienza buddhica, all'infinita coscienza cristica. Io sono immerso nella tua luce eterna. La tua luce eterna permea ogni particella del mio essere. Io vivo nella tua luce. La tua luce mi colma dentro e fuori. Senti il potere di questa affermazione. È l'unica verità che ci riguarda. Adesso per favore fai un respiro lungo, lento e profondo e preparati. Bevi un po' d'acqua. Bevi un po' d'acqua e ci prepariamo a uno yagya. Bevi un po' d'acqua. Che meraviglia. La potrai ripetere quante volte vuoi. Abbiamo bisogno di muovere un po' di, naturalmente. Scusate il rumore. Va bene, va bene così. Va bene. Vieni qua, amore. Vieni qua, tesoro, mettilo qua. Un piacere. Sì, vero. E vorrei farvi notare che stiamo bruciando dei
Cannella. Va bene, vuole essere ulteriormente sacro, per cui c'è legnetti normali e cannelle dall'India. Cannella, la cannella, you know cinnamon, la cannella aromatica, no? Quella vera, insomma. Aspetta, adesso vi descrivo tutto. Mentre Viveca accende il fuoco, vorrei dire questo. Quello che faremo sarà una cerimonia del fuoco che faremo in un modo molto speciale, con il potere della nostra voce che pronuncia il verbo cosmico, ovvero la emanazione esteriore della coscienza buddhica, che è l'Om. Ebbene, per 12 volte faremo un'azione molto potente. Utilizzeremo le nostre mani come se fossero dei magneti quali sono e andremo in piedi a fare questo movimento dalla base, c'è un limite dei video, ma insomma, dalla base della spina dorsale, salendo fino al nostro cervello, om, e poi buttando nel fuoco che cosa? Dicendo swaha, ovvero getto. Che cosa stiamo facendo? Con queste mani magnetiche stiamo portando su dalle basi della spina dorsale, attraversando tutta la spina dorsale, quei mulinetti energetici in cui si traslatano a livello fisiologico, fisico, elettromagnetico, i semi di karma, che sono all'origine di quanto tu sei pronta a rilasciare. Li rilasci quel sei pronta a rilasciare? Ciò che Vesak, l'eclissi in totale in Scorpione, ti è lì per aiutarti a fare, ebbene lo vai a fare all'origine, ovvero dai luoghi sottili di anatomia sottile dove quei semi di karma sono ubicati, ovvero la tua spina dorsale sottile, astrale, e il tuo cervello. E fai questo movimento con mani magnetiche e fai. Devo stare attenta a non prendere fuoco io. Prima Allora, vorrei far posso. vedere questa cosa bellissima che la cannella esce, guarda come ce l'ha, e non ho qua Lo questo. vedi? È meraviglioso. Se è uno Stanno stato. un po' al centro. No, ma vorremmo farvi vedere che è Il come esce il fumo fumo diverso. dalle cannelle, da dentro le cannelle. Come c'è un tubo Esatto. che E causa che è un il. simbolo, capite? Io spero che in questo breve condensato tutto, spero che riusciate a seguirci. Sono simboli della spina dorsale. Io vorrei far vedere, spero di non prendere Ecco, fuoco. così si vede bene, così si vede Aspetta, bene. voglio far vedere che dentro, vedi, è il simbolo della spina dorsale, comprendi? Con Ida e Pingala, i due nadi, i due canali energetici. Insomma, in tutto questo sono tutti i nostri semi di karma che sono traslati a livello di matericità in mulinetti elettromagnetici, mulinelli elettromagnetici lungo la spina e nel nostro cervello. Il lavoro potente che vuoi fare con le tue mani magnetiche è di portarli su cantando Om, cioè potenzi quell'azione della tua intenzione profonda di rilasciare il vecchio che ti ostacola all'apertura alla luce. Ebbene tu fai Om Swaha. Siete pronti? Lo faremo 12 volte, che è il numero naturalmente, non stiamo neanche a dire, vero? Tutti i segni, i mesi, gli apostoli e nelle pratiche sacre grandi come il Kriya Yoga, di cui Yogananda fu il grande portatore nel Novecento in Occidente e lo risvegliò Sinda Babaji, ti ricordi Patrizia tutto, abbiamo fatto tutto un Sì. programma su quello, ebbene 12 numero sacro, facciamolo insieme, incomincia. E abbi un'intenzione potente, di collaborare con la luce a disposizione, la coscienza di luce dei maestri elevati, buddhici, cristici, il guru del Vesak, per rilasciare il vecchio e entrare in quello che oggi ho a disposizione, un portale di trasformazione potente e risveglio animico. Incominciamo tutti insieme? Andiamo. Om Swaha.
Rimani ferma, fermo, con gli occhi all'occhio spirituale. Ed insieme, insieme, andiamo a pronunciare la meraviglia dell'invocazione del Vesak, come venne appunto canalizzata e donata. Nell'inizio del Novecento, da questo maestro, il tibetano, il cosiddetto tibetano, Adelis Bailey, insieme per favore, presenti, presenti, mi raccomando, e se non potete farlo a voce udibile, lo fate a voce tuttavia dell'anima, della mente, del cuore. Iniziamo. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini. Scenda luce sulla terra. Lo ripeto, dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini. Scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini. Il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Io vorrei che lo ripetessimo ancora tutti, Patrizia. Sì. A nome di tutti, specialmente di tutte le popolazioni che stanno conoscendo guerra, fame, paura, eccetera, a tutti i livelli, ovunque. Ecco, ripetiamo la grande invocazione del Vesak. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Oh.
rimani ferma, immobile. Permetti a tutta questa energia di stabilizzarsi in te. Possa tutto questo raggiungere anche tutte le anime che stanno lasciando il corpo, che hanno lasciato il corpo in questa giornata di grande trasformazione. E tutte le anime che hanno lasciato il corpo violentemente in questo periodo storico, possa raggiungerle e aiutarle a venire assorbite nell'amore infinito dell'infinita coscienza buddhica, cristica. Che è pronta ad accogliere. Possano essere libere da qualunque impronta di sofferenza, di dolore, di paura, di spavento, di trauma con cui hanno lasciato il corpo. Possa pace e luce prevalere. Rimani così qualche istante prima di distenderti e ricevere un tempo sacro per te di guarigione vibratoria con monocorda accordato alla frequenza di 528 Hz che risana il DNA. Ci sarà anche un mantra che verrà cantato che vuol dire: conducimi dalla inconsapevolezza alla consapevolezza di chi sono, ovvero quel Buddha che oggi è lì pronto a risvegliarci, a aiutarci nel nostro processo di risveglio. Conducimi dal buio alla luce, conducimi dalla morte all'eternità. Sarà un quarto d'ora per te. Rimani ad occhi chiusi. E qualunque cosa percepirai, rimani lì, potresti anche per caso addormentarti o sentirti immobilizzato, sentire che non muovi più il corpo, che hai dei dolori o freddo o caldo, rimani lì, tutto torna normale durante o appena prima della fine di questi 15 minuti. Immagina di aver vicino a te anche i tuoi cari in bisogno di guarigione, o cari animali o anime di tuoi cari che hanno lasciato il corpo anche da tanto tempo, vuoi che raggiunga tutti. Cominciamo. Hari Om. Hari Om. Om.
Asta tu ma Thank you.
Thank you.
Thank you.
Piano piano, con delicatezza, ripercepite tutto il vostro corpo, dai piedi alle gambe, dalle mani alle braccia, tutto il corpo, piano piano. E quando vi sentirete pronti, riaprirete gli occhi. Che meraviglia. Grazie di aver reso possibile tutto questo. Grazie, 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 grazie. Che armonici quel monocorda. Meraviglioso. Veramente. Meraviglioso. Tutto questo è quanto è avvenuto dentro di noi. Quando ci si riunisce, letteralmente come il Cristo ha detto, quando due o più di voi sono uniti nel mio nome, io sono fra di loro. Ebbene, ecco cosa avviene in quello che vorrebbe essere un Vesak quotidiano. Anime che si uniscono fra di loro per essere sintonizzate con la luce. Yogananda e tutti i maestri dicono essere sempre presente, sempre bussante alle nostre porte. Si tratta solo di aprirle quelle porte. Ed è quello che avviene quando più anime si uniscono con quell'intenzione. E accompagnati da insegnamenti sacri, antichi, potenti, che vengono dalla coscienza realizzata, di maestri realizzati, quali quelli che eravamo qua insieme ad accogliere. Vorremmo certamente, Patrizia, lasciare spazio se qualcuno avesse desiderio di condividere qualcosa o di fare domande. Ecco, vedo tanti tanti ringraziamenti anche di tutti, in pratica c'è una sfilza di grazie. Siamo molto felici e grati a Dio, grazie al nostro maestro. Poi c'è Ivana, grazie con tutto il cuore, meraviglioso Vesak, pace, luce e amore a tutti per il piano della luce sulla terra. Sì. Onia che da YouTube scrive: che viaggio meraviglioso, sono in estasi, amore, le infinite benedizioni. Cecilia Vivek. Siamo così felici, così felici. L'acqua della ciotola, come la usiamo? Allora, ogni volta che tu senti un momento di bisogno di riconnessione, esattamente con quanto hai sperimentato questa sera, che è la tua coscienza più elevata, o quando senti bisogno di pace, bisogno di calma, bisogno di chiarezza, bisogno di saggezza, di discernimento, di guida a chiarezza e discernimento, o a forza o di forza, vai, prendi, bagnatene e tocca la tua mente, tocca il tuo cuore, e senti proprio che
ciò di cui quell'acqua ha impresso, ovvero tutta la benedizione che abbiamo insieme ricevuto questa sera, così multiforme, così variegata, così ricca, viene trasmessa, infusa nella tua mente, nel tuo cuore. O anche, se vi fossero problemi di molta inquietudine, agitazione, rabbia, rancori, risentimenti, vai qua e puoi sempre unire cuore, ventre, cuore, mente, mente e l'altro c'è il cervello enterico. Sai, con quest'acqua, vedi che porta quei doni di grazia, quei doni di quelle qualità che in realtà sono sempre al centro del nostro essere, sono sempre la nostra natura più vera. Per ecco è come se l'acqua santa, che tutte le tradizioni conoscono, che sia il Gange, che sia Lourdes, che sia, ebbene, andasse a pulire quelle che Santa Teresa d'Avila definisce le coltri che ci impediscono di vedere lo splendore del diamante che siamo. Le va a pulire. Sono coltri di ignoranza, di dimenticare, ignoranza non per offendere, naturalmente l'ignorare, l'aver dimenticato. Ecco Certo. quel asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorgamaya che abbiamo cantato durante la vostra sessione. Ovvero portami, conducimi dall'ignorare, che è un aver dimenticato chi sono, alla consapevolezza, portami là. Ecco, allora quell'acqua usarla così. Anche possiamo tenere quell'acqua in un posto dove meditiamo, magari anche preghiamo, in un posto sacro. Perché continua ad emettere quelle irradiazioni di coscienza divina. Dice, scrive Angie, la luce della mia candela accesa è diventata più intensa dal momento che è cominciato il rito. Capito? Che cos'è quella luce, Angie? Se è la tua luce, sei tu. Ha bisogno, Yogananda spiega, è una luce che purtroppo a causa della dimenticanza, dell'assenza della smriti, l'ignorare, eccetera, dovuto a questa lunga storia di vagare, ebbene, ecco che vibra a fiamma bassa. Quando tu la sintonizzi con la grande luce di Dio, è come se acquisisse nutrimento. La vedo, la vedo. Nutrimento e diventa più intensa. E anche per quello, come dicevamo all'inizio, che abbiamo una candela molto speciale che fa una luce speciale. Queste candele di candela amica hanno una luce diversa dal normale. Ah, Le è vero. abbiamo portate apposta in questa cerimonia perché vuole essere il simbolo di ciò che vuoi fare tu con la tua luce interiore, rifarla vibrare, grazie a voi, rifarla vibrare a luce alta, e intensa, sfolgorante, quella luce che Yogananda dice sfolgorante nella sua tecnica di guarigione supercosciente. Sì, questa musica porta ad un'esperienza mistica, calma e vibrante. Che definizione magnifica, Perché di magnifica. guarigione? Certo, Sono come coro, un'onda. aiuta a ristabilire armonia profonda, dimenticata, scoordinata. Sì. Poi c'è ancora Bianca Maria, ringrazia per la spiegazione che hai dato. Poi c'è ancora Stefania da YouTube che ringrazia la nostra Anaya amica. Stefania Pontis, ciao cara, Milva carissima. La Grazie Milva. a te della tua presenza, grazie a ognuno della vostra presenza. Veramente grazie, voglio ringraziare ancora il nostro maestro Paramahansa Yogananda perché tutti questi insegnamenti di guarigione provengono da lui. Infatti, terremo un intero seminario su queste tecniche magnifiche. Grazie di cuore, ho sentito molto calore diffuso. Ecco, infatti, brava, grazie a Rosanna, Grazie. anche intenso calore bruciante in alcune zone della testa. Allora, che cos'è, Rosanna, se puoi stare qua? Allora, che cos'è? Vi ricordate all'inizio ho detto, all'inizio della sessione potreste sentire calore. Che cos'è poi addirittura intenso calore bruciante in alcune zone della testa? Che cos'è? Secondo me potreste rispondere voi stessi, perché dopo che abbiamo fatto la tecnica di guarigione supercosciente abbiamo compreso che questi semi di karma sono, e quando abbiamo fatto tutto il lavoro dello yagya per la spina dorsale e cervello, abbiamo compreso che spina dorsale e cervello sono i luoghi dove vivo, dove sono, dove giacciono i semi di karma, spiega
Paramahansa Yogananda e i grandi maestri. Il seme di karma, cioè questi mulinetti energetici, mulinelli energetici in cui si concreta a livello di tangibilità fisica, elettrica, elettromagnetica del pianeta Terra, quelli che sono gli stati di coscienza ancora non risvegliati presenti in noi, in cui sono racchiuse modalità d'essere non risvegliate, le gelosie, le invidie, le rabbie, le competizioni, il male fatto, l'irrisolto ancora non nell'amore. Ecco, tutti questi che ci portiamo dietro finché di vita in vita, di dolore in dolore, non li sciogliamo, ed intervento divino tramite le pratiche spirituali, come insegnate e costantemente praticate tutti i giorni, ebbene, finalmente si sciolgono. Ecco che avviene come una forma di bruciatura, cara Rosanna, e si sente proprio nella testa. Perché? Perché abbiamo detto, i karmici sono depositati nel cervello e nella spina, per cui frequentemente nei lavori di guarigione vibratoria, dei lavori di guarigione energetica come questi, così potenti e profondi, le persone avvertono un forte calore alla testa e addirittura vedono fumo. Lo sai, Patrizia, persone vedono fumo e vedono fiamme, perché sta avvenendo questo, alcuni lo vedono. Il Paramahansa Yogananda usa proprio questi verbi, come avete sentito prima: bruciare, cauterizzare, ridurre in polvere, ridurre in cenere. Wow. Eh sì. Non è una piccola cosa. Tu non sciogli roba vecchissima senza intensità. Questi sono lavori molto intensi. Certo. Come ecco, c'è anche questo commento. Io mi sono collegata quando avevate già iniziato. Non importa assolutamente. Ma questo video si può ripetere, rivedere, Non ha nessuna importanza che voi aveste una candela o no, avevamo tutto per tutti, naturalmente, no? Avevamo tutto per tutti. Sì, quanto amore, proprio. Ecco, io ne sto prendendo alcuni, ma ce ne sono tantissimi. Ma a tutti, ancora sulla musica. La musica mi ha lasciato una sensazione che non provavo da tanto, che meraviglia, il cuore che batte forte come quando si aspetta che arrivi l'innamorato. È certo, Federica, quale innamorato? Quale? L'innamorato cosmico, capisci? Ricordiamoci tutti insieme, vero? Una cosa. Paramahansa Yogananda dice: l'anima grida per essere ascoltata. Ascoltata in che cosa? Nel suo anelito di riunirsi all'innamorato cosmico, il Krishna, sempre vivo. Il vero amore. E la musica che cosa fa? Paramahansa Yogananda, questo è uno dei suoi modi di guarigione, naturalmente adesso non è che si potrà, ci facciamo un intero seminario dal 3 al 5 giugno, perché è tanta, tanta roba, tuttavia spiega che la musica ha quel potere guaritore, ma antico, che il re Davide conosceva. Il re Davide era guaritore tramite la musica, e il monocorda è uno strumento particolarmente atto a risvegliare il naturale amore del cuore. Perché? Perché va ad aprire il cuore con questa sua armonia celestiale che emana dalla plurima ripetizione delle stesse note. Grazie, Federica, di aver dato l'occasione di dire questo. Ecco, c'è anche Mary e chiede quando. Ma è tutto scritto, sai, Mary, e dal 3 al 5 giugno sono rimasti ancora alcuni posti, perché si era già quasi riempito prima della pubblicità che è uscita l'altro ieri, e che troverete, tutte le informazioni troverete al link che è pubblicato nella pagina anche di Patrizia, che presentava questo. Io l'ho pubblicato nella chat adesso, Lo trovate lì, lo trovate sulla nostra pagina Facebook, naturalmente sul nostro sito, ma quel link conduce alla pagina sul nostro sito. Del sito. E tra l'altro ci sono anch'io. Infatti. Questa volta ce l'ho fatta. Con grande, grandissima gioia. Ah, non vedo l'ora, guarda, che anche meraviglia. Anche noi. Sono proprio le tecniche di Paramahansa Yogananda per l'autoguarigione e l'aiuto alla guarigione degli altri a distanza, ovvero fatta. Questo aiuto fatto, svolto, che la persona sia in tua presenza o no, che la persona sia nel corpo o no, a luoghi e tempi della tua vita, perché quanto abbiamo fatto, ed è la ragione per cui quante volte tu lo rivedrai, questo video avrà lo stesso potere, è che l'energia
ha un infinito potere di proiezione. Infinito vuol dire nello spazio e nel tempo. A parte guarigione, queste tecniche portano anche verso la profondità, approfondire vari, diciamo, pratiche spirituali e anche portare noi in la energia che proprio è l'energia di Dio. Esattamente. Che cosa sono, Claudia dice, cioè non che chiede, ma condivide. Il basso, la spina dorsale. Beh, ma abbiamo capito, vero, che cos'è? L'hai capito, adesso lo potresti insegnare tu a questo punto, no, Claudia? Abbiamo detto bruciare, cauterizzare, ridurre, imporre, ridurre in ashes, in ceneri. Che cosa fa l'energia qua, catalizzata da tutto il lavoro che si è fatto insieme, no? Ebbene, che cosa fa? È come un fuoco, è quel raggio laser di luce che diventa un fuoco potente in grado proprio di tagliare, di bruciare. Ebbene, va nella spina e nel cervello a bruciare quei semi di karma che sono all'origine del problema che la persona stia vivendo, al problema del problema della sofferenza, ma insomma XY sofferenza. E Claudia, alla base della spina dorsale vuol dire che ha lavorato specificamente in quella che è l'area del primo chakra, ovvero tutto ciò che ha a che fare, certo, risveglio di Kundalini, ovvero il risveglio dell'energia. O toccare i Kundalini di già iniziare il processo di sciogliere i semi di karma. Esattamente. Kundalini sta tutta volta laggiù alla base della spina dorsale, in più, perché è un risveglio, un inizio di risveglio di essa, il che senza il risveglio Kundalini non c'è liberazione. Quante bellissime condivisioni. Voglio solo, aspetta, fermati a Laura perché voglio leggere Laura, ma sì, voglio finire di rispondere a Claudia. In più, in quel primo centro energetico, quell'area del cocciere, c'è tutto ciò che è relativo al letteralmente il tuo sostentamento, per cui la salute fisica, le proprietà, la casa, il lavoro, il mantenimento finanziario di te, è il luogo che si sente sprofondare quando si dice mi è crollato il mondo sotto i piedi perché è successa una cosa traumatica, una cosa scioccante, no? Allora ecco, ci sono paure fondamentali che sono là in quella radio, in quel coccige, in quell'area del coccige a livello energetico. Quindi che bellissimo lavoro è stato fatto per te. Evviva! Che bello. Leggiamo, ciao Claudia, leggiamo Laura, intenso rilascio percepito a livello fisico durante la musica, assolutamente, ho sentito energia di guarigione nel ventre in particolare e nel ramo femminile della mia famiglia, che meraviglia. Sai Laura, stiamo concentrandoci molto, abbiamo appena fatto perché vive che era in India, in più l'avrei fatto comunque da sola, un ritiro di guarigione per donne, per cui siamo molto concentrati su questo aspetto, perché la quantità di donne che chiamano perché c'è un risveglio di necessità di guarire questi rami femminili che si portano in noi è tale che negli ultimi mesi, come vi avevo accennato l'altra volta, avevo sviluppato la certezza che dovevo tenere un ritiro di guarigione per donne, che è stato straordinario. Non è che uno lo dice naturalmente. Dovrei ripetere perché tanto di straordinario perché abbiamo visto delle cose magnifiche, cioè, lo ripeto sì. Novembre. Perché è troppo bello, è stato subito richiesto, per cui sarà nel weekend del 12 novembre. Ah, ecco, bene. Ah, sì, e adesso queste date ancora non le ho pubblicate, sai, è un continuo, sai benissimo che lavoriamo fino a tarda notte. Certo. Ecco, e quello sarà dal 10 al 12. Grazie Laura, siamo tanto felici per te, sentiamo Milva. Io ho visto una parete rocciosa, ma piena di vegetazione, si è aperta come una bocca ed è apparsa una città di cristallo o molto calore diffuso in tutto il corpo. Ora, allora sai che cos'è? Bello. Interessante. Lo sai che cos'è? Allora, te lo dico non perché io immagino, comprendi, no? Il nulla che sono non dovrebbe osare dire niente di quello che lei immagina, ma quello che è stato studiato e che appare a tante persone come a te durante le sessioni di guarigione, persone che non hanno idea neanche di quello che dicono. Dicono, beh, mi è apparso, ho visto tutto un mondo come una fitta vegetazione, un mondo altro, a un certo punto si è spalancata come una roccia ed è apparso un luogo cristallino con pavimenti di smeraldi, senti qua, che si chiamava, adesso ti sembrerà una roba strana, ma un nome strano, dico ma cos'è, ma fa inutile che lo ripeta, ma cos'è, ma Shamballa, lo capiamo, quindi vedi Patrizia, che uno sappia o no, sono realtà, in altre dimensioni, e che cosa sono? Sono i luoghi della
presenza divina purissima. Questi lavori riconnettono alla presenza divina, non un Shamballa che è in via Rossi 3, è dentro di te. Certo. Ecco cosa succede a Milva e a tutti gli altri, che lo sappiano o no, è quello che succede. Ecco perché avvengono dei fenomeni di rilasci potenti che si possono chiamare talvolta, dicono le persone, guarigioni. Certo. Grazie Milva di questa meravigliosa condivisione. Gli altari che prepara Ceci. Adisha, ciao Adisha, carissima. Vogliono veramente essere tali, Adishakti. Vogliono proprio guarire a prescindere. È proprio così. E sai, ti dirò che non avevamo un Buddha in casa, perché in teoria non è la nostra tradizione, sai benissimo, San Discepolo di Yogananda, praticiamo il Kriya Yoga. Però mi ero messa in testa che Patrizia ci ha invitati a tenere questo programma sul Vesak, ebbene ho detto, beh, non abbiamo un Buddha in casa. Arriva Vivek dall'India, ascolta di Shakti, la meraviglia, arriva Vivek dall'India, subito siamo andati due carceri, cioè due problemi diverse carceri, un ospedale, tutto subito preso, poi però ho detto, aspetta che lo porto a prendere un cappuccino italiano, con una brioche, ha bisogno, no? Dopo tutto, poi ore e ore di attese perché i voli ancora non sono stabilizzati, lo porto in una pasticceria che è una storica pasticceria ed è a Foligno, il caso vuole, vicino a noi che abitiamo a Spello d'inverno, adesso ormai è estate. Beh, ci sediamo, una testa di Buddha, dico, mamma mia, ma la venderanno mica? Vado a vedere, la vendono, dico, Vivek, ma guarda un attimo, ma che sia vuota lì, che ci sia un vaso, perché la mia idea era un Buddha da cui fiorisce, no? Tutta certo. C'era lo spazio, prendo e porto, dico, senta, io lo compro. Era una manifestazione. Ed ecco qua. Che meraviglia, una sincronicità proprio, eh? Ma veramente, è vera, questo tutto è vero. Ci credo, sì, sì. Beh, ci sono tanti altri commenti, ringraziamenti, Brucio Rivari, alle dita. Avete capito tutto, no? Sì, le dita, ecco, però. Il cuore, dita, mani, è tutto governato dal centro energetico del cuore, molto bene, molto bene. Sì, 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 tutti che ringraziano. Ecco, c'è Maria Rosa che dice grazie per riproporre il seminario delle donne. Sì, sì, adesso lo metteremo in pubblicità anche. Sì, lo spero anche io per te, Maria. E poi Atti che dice lui arriva, lui ci ha chiamati a quel cappuccino. Che bello, ecco. Bene, bene. Ma poi quando avrà un attimo di tempo Cecilia va a leggersi un po' i vari commenti. Assolutamente, ma certamente, ma certamente. Sarete anche stanche, sono già le 10. Mamma mia, sì sì, carissime e carissimi. Allora Patrizia, grazie di aver reso questo. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, a tutti coloro che vedranno questo programma poi più avanti, quantunque sia, infinite benedizioni possano illuminare il nostro percorso alla liberazione e alla realizzazione di chi siamo, coscienza buddhica, coscienza cristica di luce infinita, amore infinito, pace infinita, gioia infinita. Veramente sia così per ognuno di noi. Grazie. Così sia, veramente. Grazie, grazie, grazie. Carissimi, chi ci ha seguito anche in web radio, la puntata è disponibile anche solo in audio, uno con le cuffiette se l'ascolta anche, è vero, senza per forza dover avere il video. Grazie ancora e buonanotte. Grazie a tutti voi, buona serata. Esatto.